Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera allenatore con l'Inter. Come state ragazzi? Buona domenica, spero siete bene. Buon aprile, è iniziato aprile, un altro mese. Noi anche qui siamo ad aprile, un pochettino più avanti. E oggi guardate come iniziamo l'episodio, con il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool. Mi raccomando, se avete perso l'episodio precedente vi ho spoilerato i risultati, ma non le partite. Sono state delle belle partite, anche se c'è stata una sconfitta. Vediamo oggi come andrà. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su tutti i profili. Guardate la descrizione perché ci sono i link. Anche perché, ragazzi, presto ci saranno le votazioni, no? Per chi è rimandato, per chi è bocciato, per chi va prestato, il migliore o i migliori della stagione. Quindi seguitemi sui social per restare aggiornati anche su questi sondaggi. Io non perderei sinceramente altro tempo perché dobbiamo andare a giocare, amici di Striscia. Allora, imprevisti, il sito ce l'abbiamo, voi lo vedete. Da 1 a 25 all'andata è capitata Revolution, il 3. Che cos'è? Reparti. Ok. Ci posso stare, reparti, ci posso stare. E cosa si intende per reparti? È la seconda volta che salta fuori questo imprevisto. Semplicemente devo cambiare un giocatore per reparto. E quindi un giocatore in attacco, un giocatore a centrocampo, un giocatore in difesa. In attacco abbiamo Martinez. Vabbè, metto Martinez e YI per forza. Anche se potrei rischiare un Lazetic. No, andiamo Martinez YI. Andiamo Martinez YI. A centrocampo direi che gioca Vignato, mi piace. In difesa siamo già costretti a far giocare Bremer. No, il cacchio. Oggi Bremer si accomoda e gioca Zabarni. Andiamo un pochettino sul sicuro, anche perché siamo già costretti a far giocare Martinez. Ci posso stare, mi tengo pronto Buk. Direi che possiamo andare in campo, così. Dunque, signori, sempre sul pezzo. E forza, Inter. Oh, ragazzi, questo è il ritorno, O prendiamo l'imbarcata, se no abbiamo la possibilità, con il risultato dell'andata, di fare bene. Forza Inter! Allora, secondo me la formazione, così come l'abbiamo messa, ci può stare. L'unica è che abbiamo già avuto la defezione di Dumfries nell'episodio precedente, perché si è spaccato! Nana, bloccamela lì, sento già You'll Never Walk Alone, che mi tartassa le orecchie, sarà durissima. Sarà durissima, ragazzi. Spingono come dei dannati. Guardalo però, guardalo lo spazio, Nana. Una bellissima sta palla. Martinez, c'è spazio. La palla è per l'altro Martinez. Vignato, e cambia tutto, mamma che visione di gioco. Gosens la mette in mezzo. Why no! Martinez in volo. Un pazzo furioso. Mamma che start. Che start. Martinez passa dal centro. De Vrij qui ha fatto una chiusura, ragazzi, magistrale. Barella, che strappo di Barella, che strappo di Barella, ragazzi. Sì, sì. Oddio, ce l'abbiamo fatta. Guarda Mare, tagliela bene. Mare, tira. Porco. Brutta palla persa. No, l'avevo visto, l'avevo visto. Purtroppo non mi dava più il difensore centrale. Abbiamo perso una palla orribile lì a centrocampo. Guardate, brutta, brutta, brutta. Zabarni la passa a Barella, credo. Poi non sono riuscito a prendere il calciatore giusto e Firmino ne ha approfittato. Mi dispiace veramente perché eravamo partiti troppo bene. Questa azione qui gli dà fiducia. Mané, entra in aria. No, mamma, per una, no. Ma se sei così pure nella realtà, figlio mio. Ehi, benvenga, benvenga, pallaccia. Questa è buona. Benvenga, benvenga, Vignato! Porca miseria centrale. Con calma, con calma. Con calma, le cose possono arrivare. Le cose possono arrivare. Restiamo così. Che Firmino ancora. Colpito De Vrij. Fabinho ancora. Firmino che ci sta mettendo in difficoltà Zabarni. Quella posizione centrale di Firmino ci sta veramente mettendo in difficoltà.
facciamo fatica a stargli attaccato ed esce. Perfetto, ottimo, c'è Jota, Jota come si chiama? Jota, Jota. Cos'è? Vignato, Vignato. Mettila bene! Non è vero! Ma non è possibile! Ma non è possibile! Ma che parata ha fatto Alisson su Martinez? Cambi, 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 cambi. Perché secondo me c'è il Marto qua che spinge bene, ma si è un po' stancato. Andiamo con Bjuk. Invece per fare gli altri cambi è ancora un po' prestino. Aspettiamo ancora 5-10 minuti. Ancora, ancora, ancora! Onana! Ti prego, pigliala! Ora ci siamo. Allora, Wai. Non commentabile, sinceramente, oggi. Andiamo con Scamacca. Dentro Bremer. Dentro Bremer, ragazzi. Perché Zabarni oggi è un po' frastornato, sono sincero. Quindi cerchiamo di dare importanza offensiva con Scamacca, ma di allo stesso tempo coprirci un minimo. Spero di non aver fatto la scelta giusta. Bravo Bastoni, l'avevo letta. Vignato. Scamacca. Spero di aver fatto la scelta giusta. Di non aver fatto. Non so cosa ho detto. Guarda, la guarda come c'è Buke. Buke, 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 Buke. Mettila, mettila! Ma Bremer si mangia. Ma ne va! E va! E va! Dove va? Non lo sa neanche lui, ma va! Lui va! No, era per Vigna! Bremer parte lo stesso! Olè! Pare. Aspetta l'arrivo di Buke. C'è sempre molto spazio, ma non riusciamo a sfruttarlo bene! Ma che salvataggio ha fatto Koundé, ragazzi? Io non ce la posso fare. E mi sto rendendo molto pericoloso oggi. Molto pericoloso. L'hai visto, Scamacca? Gianluca! Scamacca! All'85esimo! Non posso crederci! E non ci crede neanche lui! Non sa come esultare, dove esultare! Ma l'avevo chiamato, l'avevo visto! L'avevo chiamato, l'avevo visto! Ho visto il suo movimento, guardatelo. Da solo, anticipa tutti. E batte Alisson. Non posso crederci, signori. Mi stavo già vedendo ai supplementari. Mi stavo già vedendo ai supplementari. E invece no. E invece no. E invece no. Sarà fuori gioco. Mannaggia i sandalacci. No! Bremer. No, l'ha colpita Mané. Signori, non posso crederci. Io non posso crederci. Siamo in semifinale di Champions. Battiamo il Liverpool per un totale di 2-1. Grazie al gol di Scamacca. Passiamo il turno. Siamo in semifinale. Ma io sinceramente non avrei scommesso un mio euro sulla possibilità di arrivare in semifinale di Champions, ragazzi. Non avrei mai scommesso una cosa su una cosa del genere. Proprio per l'essere di questo progetto. Stiamo facendo qualcosa di incredibile. Oggi abbiamo giocato bene, non ci siamo fatti impaurire. E Onana, tanta roba. Bene anche i ragazzi, bene anche i giovani. Bravi. Raga, non posso crederci, non posso crederci veramente. Non posso crederci. Sono sinceramente emozionato. Perché tanto lo sapete anche voi che beccheremo il Lille. Nope. Oh mio Dio, il Bayern Monaco. Ok, siamo stati sfortunati. Siamo stati sfortunati, devo dire, perché abbiamo beccato il Barcellona agli ottavi, il Liverpool ai quarti e il Bayern Monaco in semifinale. Perfetto. Semifinale di Champions contro il Bayern Monaco. Nel prossimo episodio, ovviamente, adesso abbiamo il Venezia, che notate da voi ha una posizione in classifica abbastanza deludente. Devo dire abbastanza deludente. 19esima. E quindi ci devo andare con 7 undicesimi. Dzeko mi ha chiesto di giocare. Io, sinceramente, visto che siamo agli sgoccioli della sua esperienza all'Inter, lo farei giocare. Però direi che oggi è arrivato il momento anche di Farias. No. Satriano. Mi ce ne sta un altro. Io farei così. Io andrei a cambiare i due difensori. Gosens, perché così faccio giocare Bjuk e Dzeko. Vorrei far giocare Agumè, Ugo, Vignato e Satriano.
Queste sono le mie scelte, ragazzi. Direi che ci può stare. Quindi andiamo in campo per questa partita contro il Venezia. Bellissima la maglia del Venezia. Sempre sul pezzo. E forza Inter. Quello che vorrei costruire con questa carriera è la questione del non sottovalutare nessuna gara. Cioè, io è vero che ci vado con la primavera. Però è vero anche che a volte si tende comunque a sottovalutare il proprio avversario. Quindi dobbiamo cercare di fare i bravi e steccarli tutti. Olè. E che sfiga però, mannaggia la gran pupazza. Io non sottovaluto però, porco zio. Cosa ho appena visto? Ho visto una roba imbarazzante. Cioè, ma che gol ha fatto Skriniar? Un gol incredibile, Skriniar. Oppela. Mannaggia, vabbè. Abbiamo fatto 4 gol di deviazione nelle ultime 6 partite, quindi ci posso stare. Ci posso stare. Prendiamola sul ridere perché poi godo quando succede a me, quindi ci mancherebbe altro. Bisogna essere sinceri. Gosens, dai che si è avvignato. In ottima posizione! Grande parata di Sergio Romero. Vignato è un gran talento. Dzeko, nella gestione. Ugo! Ancora Romero. Dzeko. È partito Gosens. E poi non è male. Bella palla! Bella palla! No! Mamma che azione stavamo facendo. Biuk. Biuk. Come spinge il cavallo pazzo, Biuk! Qua Satriano dovevi far meglio, eh. Dovevi far molto meglio. Però ci siamo, raga, ci siamo. Satriano. Dzeko. Vignato. Mi piace. Gosens, da una parte all'altra. Ancora Vignato. Non si trova il varco, però, vedete? Non si trova. Eccolo! Eccolo il varco! Ho capito, ma però Sergio Romero chi è diventato? Consigli? Consigli quando incontra l'Inter? Cioè, qui Satriano aveva fatto una gran cosa. No. E Barella. Proviamo a riprenderla. Proviamo a riprenderla. Si può fare, eh? Si può fare, però veramente ogni volta succede sto fatto. Ogni volta succede sto fatto. Io non riesco a segnare i portieri. E non riesco a fare più i passaggi. Mi piace questa trama. Buona! Buona, 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 buona! È buona! No, non so come possa essere buona, ma è buona, è buona, è buona. Non facciamoci troppe domande. È buona, è buona, è buona. Possibile che non si riesca a rubare il pallone a sti cristiani? Niente. Incredibile. È una roba pazzesca. È una roba pazzesca. Difesa schierata o io una partita così a episodi lo devo prendere. Mannaggia la miseria. E per fortuna che ho messo 2 elementi su 3 della difesa titolare, eh. Pensate un po'. Pensate un po' che ho detto, boh. Mi copro in difesa. Guarda questi. Guarda Arbilla come me l'ha chiusa. Arbilla. Arbilla. Mannaggia, incredibile. Mannaggia, incredibile. Finisce qua. Cioè, io sono in semifinale di Champions. Ho battuto il Liverpool e perdo 3-1 contro il Venezia. 19esima in classifica. Qui non è questione di 7-11esimi. Non è questione di primavera. Avrei perso con tutti i titolari e avrei perso con tutte le riserve, ragazzi. Oggi purtroppo queste partite le vedi quando sono così. Chi gioca a FIFA lo sa, lo sa. Purtroppo ho perso un po' il trenino di quelli lì davanti con questa sconfitta. Però ragazzi, abbiamo fatto un ottimo recupero. E quante partite ci restano ancora alla fine? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sono 18 punti, eh. Qua si può ancora decidere tutto. Vero, sono punti importanti persi. Però ragazzi, non era l'obiettivo principale, io ci tengo sempre a ricordarlo, quello di andare a vincere subito tutto, anzi, se no non avrei fatto un tipo di carriera del genere. Voi vedete il numero? Se generiamo da 1 a 25 il 21, che cos'è? Che schesso il 21? Centrocampo esterni. Centrocampo esterni vuol dire semplicemente che devo andare a cambiare o gli esterni o i centrali di centrocampo. Però
Concedetemi di fare una cosa, visto che c'è Gosens un po' stanco. Anche Buke è stanco. No, niente, io vado a cambiare i centrali oggi, ragazzi. Vado a cambiare i centrali e quindi a me Agumè non è piaciuto. Mettiamo Ugoli e Serdemir. Dov'è Serdemir? Eccolo qua. Perfetto, signore, direi che ci siamo. Andiamo in campo così, sempre sul pezzo. Forza Inter, c'è la pioggia. Però io lo ripeto, sinceramente, a me piace tantissimo fare questo tipo di scelte di formazione. Dover mettermi lì e pensare a chi mettere in campo è una cosa che mi gasa da morire. E avere tanta scelta anche mi piace. È bello, se ci pensate, che se andate a rivedere gli episodi, a parte alcune eccezioni, in ogni episodio c'è chi gioca di più, c'è chi gioca di meno. Cioè, cambia ogni volta. Cambia ogni volta. Ci sono delle volte che un giocatore non vede mai il campo e l'episodio dopo è sempre titolare. Però oggi non ci sono scuse, bisogna fare il risultato positivo. Quello che però ci consegna i 3 punti. E questa cosa, quella di lanciare Farias in velocità, è la scelta migliore da fare. Non è vero. Non è vero. Monti può ha parato questa qua. Fare anche questa. E che cacchio! 1-0 Inter. Farias! Eccolo qua il nostro bomberone. Tra l'altro, assist di De Vrij. Boom. Boom. Valla a pigliare, Montipò. Vai a pigliare. Siamo a 18 gol in 29 partite per Farias. Oh, Nana. Porco zio. Ho avuto paura. Ho avuto paura. Scusate l'urletto che ho fatto, però. Mamma mia. No. Non avrete il mio fondoschiena. Onana ha parato anche questa. Non è vero, non è vero. Io non posso crederci. Io non posso crederci. Che ho preso sta scorreggiata di gol da Simeone. Cioè, ha fatto fatica ad arrivare in porta sta palla. Guardate come l'ha colpita. Guarda, guarda. Mannaggia la grandissima mamma. Che ancora Simeone la mette in mezzo. De Vrij, grande lettura, grandissima chiusura. Purtroppo il Verona non si sta lasciando intimorire da niente e da nessuno. Andiamo noi con Vignato, che oggi sembra molto molto propositivo. Scamacca. Ancora Vignato. Ancora Vignato. Ancora Samu. Ancora Samu! Con un gran gol! 2-1 di cattiveria, di rabbia, Samuele Vignato. Sì! Che gol! Ci ha creduto, ha spinto e ha fregato il portiere. Ha fregato il portiere con un grandissimo sinistro. Siamo di nuovo in vantaggio. Che partita! Vignato. E oggi sembra indemoniato. Vignato indemoniato. Porca puttana. Scusate. Finisce qui il primo tempo. Dai ragazzi, dai dai dai. Mamma mia Zaba. Mamma mia Zaba, che chiusura. Raga, niente, niente male, devo dire. Farias. Guardalo Vignato che è ripartito. È partito, ripartito. Vignato. 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 Fa tutto lui. È stanco. Porca puttana. C'è il microfono che mi copre la ma mannage. Mannage. Perché Onana? Onana è un fenomeno, ragazzi. È un fenomeno. Niente da dire, niente da fare. Ogni volta ci abbassiamo così tanto. Bravissimo Martinez che scappa Cheryshev. Curco Diaz, però. Che palle! Mi ha strattonato tutto il tempo, signor director. Allora, raga, Ugo è stanchissimo. Concedetemi di mettere dentro Brozovic. E andiamo a mettere anche Buca al posto di Martinez. Qua mi sta mancando Farias. Mamma mia, Onana, io ti amo, io ti amo, io ti amo, io comprerò la tua maglietta. Era fuori gioco su care! Devo chiudere sto match. Devo chiudere sto match. Farias. Il cavallo. Matto. L'hai visto? L'hai visto? Anticipamelo! Gianluca Scamacca! Ma quanto è forte! Ma quanto è forte! Ma quanto è forte, ragazzi! Ma quanto è forte!
Chiusa. Chiusa. Gianluca Scamacca. Oggi di testa impressionante. Di testa impressionante, ma anche cavallo pazzo Buick. Cioè, fa delle sgroppate. Perché? Perché ancora un'ana? Perché poi bastoni indietreggia? Ma chi gliel'ha detto di indietreggiare? Andava in fuorigioco. Zaba. Ma che chiusura. Che chiusura. Kamak. Parias. Buick. Scavalla. Scavalla. Guarda che c'è Vignato. Guardalo. Vignato. 4-1. È un fenomeno anche lui. È un fenomeno anche lui, ma Buick, raga, io non so veramente. Questi qui sono bestiali. Ma Buick quanto è forte? Ma Vignato quanto è forte? Ma quanto ha corso oggi Vignato? Ma quanto ha corso oggi Vignato? Cioè Buick insormontabile. Insormontabile. Bellissimo gol. Occhio. Occhio. Non è vero. Già già. 4-2, oh. 4-2. Guarda, guarda, guarda. Ho fatto l'intervento. Guarda che cazzo è andato del Raiborg. Oddio, Onana. Oggi se vinciamo, ragazzi, è grazie a Onana. Oggi se vinciamo è grazie a Onana e basta. E basta. Infatti è l'unico che non controllo. L'unico che non controllo è Onana. E stiamo vincendo grazie a lui. Ci sarà un motivo. Rosic non salta neanche più. Prendo un altro, no? Ancora un'ana. Cioè, il tripletta da Simeone anche no, magari. Per cortesia, Per cortesia! Oddio, signore! Finisce qua. Che sofferenza anche oggi, però. Che sofferenza, sì. Bravo, Tudor. Complimenti, bravo, bravo. In bocca al lupo per il proseguimento. Mamma. Cosa sta per fare qua Farias? Una parte incredibile, Montipò. Allora. Migliore in campo, Onana, 10. Per me 10 in pagella. 8, più di 8 e mezzo per Vignato. 8-2. 8-2 gol. Ha fatto 2 gol, 8-2. Vediamo Onana. La scursante Bortak, voilà. Signori! Guardate, la Venezia ha perso 2-1 con la Salernitana. Zio prete, capite quello che intendo? Non se puede, non se puede, no, non se puede. Il prossimo episodio lo iniziamo con la Salernitana, che è ventesima. Oh, bene. Ventesima cosa significa? Che noi ci cambiamo la nostra bella formazione per 7 undicesimi con tranquillità e poi dopo possiamo andarci a giocare il Bayern Monaco imprevistato, ma con la possibilità di avere giocatori più in forma. Sinceramente chiuderei prima però un giro sui piani di crescita. Non mi dispiacerebbe farlo, anche perché, ok, i giocatori che abbiamo adesso, ma noi abbiamo, mamma mia Zabarni, tanta roba, noi abbiamo dei giocatori anche in prestito, quindi dobbiamo andare a dare un'occhiata, dobbiamo dare un'occhiata anche a loro, per vedere se stanno crescendo, come stanno crescendo, se cresceranno, se hanno fatto qualche punto overall, insomma, le cose sono importanti, perché vi ricordo che abbiamo un certo talento locale in prestito, quindi mica pista e fichi. Comunque alla fine dei conti Agumè sta arrivando al 75 e non è male per niente. Biuccone 19 anni 74, niente male anche lui. Ugo ha compiuto gli anni, ma sicuramente farà meglio di così. Cedemir per quel poco che ha giocato ci sta anche. Elmas sta per salire all'81, mi fa molto piacere. Vignatone al 70. Bene, un ottimo traguardo per lui. Anche War sta crescendo moltissimo. Farias non ha senso. Wahi, ok, ci avviciniamo al 75. Bene, anche Lazetic. ZZ Satriano sta salendo. Zeko, poveraccio. No, oh, bene, su Scamacca sono stracontento. Perfetto, ottimo. Per quelli in prestito invece abbiamo Radu che è diventato un 78, molto bene. Brazzano non mi interessa. Rinaldi più 7, però da vedere. 17 anni, 72. Sì, oddio, quando torna potremmo fidarci di lui. Sì, 17 anni, 72, devo dire niente male.
devo dire niente male. Poi che altro abbiamo in prestito? Zigno va bene, ci penseremo. Denzelone, nada. Di Marco, quasi un 80. Poi tornerà Sensi il prossimo anno, sarà importante Sensi. Lazaro, con Sensau. Dai, più 5. Non ricordo in realtà quando l'ho dato in prestito. Penso fosse un 74 quando l'ho dato in prestito. Penso di sì. Esposito è diventato un 70. Occhio anche ad Esposito perché sarà importante. Signori, noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate un bel commento così alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.